avere assistenza anche quando si torna a casa, anche perché spesso, purtroppo, ahimè, come tutti abbiamo vissuto questa esperienza in un modo o nell'altro, in un modo o nell'altro, con parenti o persone anche molto care, almeno io parlo per me, molto vicino. Cioè, raccontare un'esperienza, diciamo, a livello... Io ho perso mio fratello a un tumore, per cui so perfettamente cosa si prova in quel momento. Certo. E quando si torna a casa si è sempre molto spaesati, non si sa mai se si fa la cosa giusta, e quindi avere un'assistenza del genere anche a casa credo che sia fondamentale, soprattutto al di là del paziente, soprattutto per i familiari che assistono il paziente. E dare un sostegno comunque psicologico ai familiari e far sentire comunque il paziente e il malato non come un malato, ma comunque come una persona normale. Esattamente, confortato e con tutti i servizi che servono circostanza del genere. Di questo tipo. Senti, comunque ci sono tanti ospiti stasera, complimenti per la tua attività cinematografica, per il posto al sole, che noi seguiamo comunque da un po' napoletani. Sì, e, insomma, spero ti divertirai stasera e ci fa piacere che comunque sei entusiasta di essere qui, quindi ti auguriamo un grande in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie Crepi, un bacio ciao. A tutti. Buonasera, ciao.